come ho realizzato questo bracciale in pasta polimerica, che è un bangle, un bracciale rigido di forma chiusa. Per realizzare questo bracciale ho prima steso una sfoglia di pasta verde, ma potete utilizzare qualsiasi colore abbiate in casa, anche un colore scuro, un nero. Io non avevo sufficiente pasta nera e quindi ho deciso di utilizzare il verde. Ne ho stesa una sfoglia stretta e lunga e ho controllato che la lunghezza fosse sufficiente per avvolgerla intorno al mio bicchiere di vetro e quindi ho tolto un pochino di pasta in eccesso. Poi ho preso della foglia argentata, di quella in simil argento che si usa anche nel decoupage o nell'hobbistica in generale. In questo caso nella confezione c'è la foglia in piccoli pezzi accartocciati, li ho presi e li ho stesi sulla mia striscia di pasta polimerica. La striscia sarà più o meno dell'altezza di cui voglio che venga il mio bracciale, per cui se volete un bracciale più alto o più sottile, regolatevi con la larghezza della striscia che fate adesso. Se utilizzate come me un bicchiere un pochino a cono, vedete bene a quale altezza dovete mettere questa striscia affinché venga giusto sulla misura del polso. Dopo aver steso la foglia argento sulla mia sfoglia di pasta polimerica, l'ho passata all'interno della macchina della pasta, quindi l'ho posizionata sopra il mio bicchiere e ho tagliato il pezzettino in eccesso. Adesso ho steso un pezzetto di sfoglia di pasta nera e ho preso dei colori acrilici metallizzati. I colori che sto utilizzando adesso li ho acquistati da Tiger, ma questo sistema funziona con qualsiasi marca di colori acrilici, sia metallizzati che non metallizzati. Ho tagliato dalla sfoglia nera la parte frastagliata facendo un trapezio un pochino più regolare e adesso sto stendendo con un pennello i colori acrilici, sto utilizzando un pennello con le setole piatte, non è un pennello di qualità, però mi consente di stendere abbastanza uniformemente il colore. E dove vedo che non si stende uniformemente, ripasso più volte sempre con il pennello e ho scelto di mettere quattro colori differenti, uno accanto all'altro e leggermente contrastanti. Dopo ho asciugato questi colori con il phon, per sbrigarmi un po' nel fare il tutorial, ma se potete aspettare i tempi di asciugatura sarebbe meglio perché così il colore asciuga meglio. Il colore acrilico forma una pellicola sopra la pasta polimerica e quindi se poi lo stendete con il mattarello e poi lo passate all'interno della macchina della pasta per un paio di volte e allargate ancora un po' la sfoglia con le mani, vedrete come si formeranno tutta una serie di crepe e l'effetto craquelé. Io poi ho steso questa sfoglia di pasta che era diventata molto sottile sopra un'altra sfoglia di pasta verde perché, come vi ho detto a inizio video, avevo terminato l'altra sfoglia nera, per cui per fare questo lavoro ho scelto di abbinare con il verde. Ho fatto dei tagli a onde irregolari lungo i quattro colori in modo da avere sulla mia striscia tutti quanti e quattro i colori. E poi ho arrotolato questa strisciolina fatta un po' a onda irregolare da un lato facendo un ricciolo e sono andata ad applicarla sulla base verde con la foglia argento che era posizionata sul bracciale. Avendo forzato l'asciugatura con il phon, il colore tende a staccarsi un pochino più del solito rispetto a quando asciuga normalmente a temperatura ambiente e quindi in alcuni punti, come vedete, tende a fare delle crepe un po' più grosse e a staccarsi proprio, per cui ho dovuto lavorare con una maggiore attenzione. E questa cosa dipende anche comunque dalla qualità e del tipo di colori acrilici. Ci sono alcuni acrilici
acrilici che danno una maggiore aderenza sulle paste polimeriche e alcuni acrilici che aderiscono un po' meno. E questi che ho preso da Tiger, che sono comunque degli acrilici molto economici, hanno un'aderenza, diciamo, intermedia, per cui si prestano a questo tipo di lavori, ma non sono proprio, l'ottimo. Ovviamente più andate su acrilici di qualità e migliore sarà poi il risultato finale. In ogni caso, se volete sperimentare, io vi consiglio anche di utilizzare anche degli acrilici economici, quelli che avete in casa, e di non preoccuparvi poi per quanto riguarda l'aderenza dei colori a progetto finito, perché questo tipo di lavori devono essere sempre protetti da una o più mani di vernice acrilica che daranno poi la stabilità a questo tipo di decorazione. La vernice finale però l'applicheremo solamente al termine delle cotture. Una volta che ho applicato tutti i miei riccioli di pasta polimerica con effetto craquelé e colore sfumato su tutta la circonferenza del mio bracciale, vado a togliere la parte di fondo che sporge rispetto a questi riccioli. Questa è una scelta per lo stile del bracciale che ho voluto fare io e che avesse quindi un bordo irregolare. Se invece preferite utilizzare questa decorazione e lasciare sotto un bordo più netto, potete saltare questo passaggio. Io comunque sono andata in tutti gli interstizi con un cutter di precisione e ho tolto, come vedete, tutte quante le parti in eccesso. A questo punto ho fatto una prima cottura del bracciale e dopo che si era raffreddato, l'ho tolto dal mio bicchiere di vetro. Ora ho pensato di mettere un sostegno all'interno del bracciale per fare in modo che non si rompa. Ho utilizzato stavolta del filo di alluminio piatto, l'alluminio flat, con il quale ho fatto anche dei tutorial per quanto riguarda la tecnica wire. Ho dato la forma a questo alluminio del cerchio interno del mio bracciale, facendolo passare doppio e come vedete l'ho posizionato dentro il mio bracciale. Quindi sono andata a ricoprirlo con una sfoglia di pasta nera. L'alluminio quindi rimarrà dentro, sarà completamente invisibile, darà però una struttura più stabile al mio bracciale in pasta polimerica, per cui sarà poi più difficile che vada soggetto a flessioni quando verrà indossato o a trazioni particolari. Adesso, dopo aver messo la sfoglia di pasta nera, sto togliendo tutta quanta la pasta nera in eccesso sul bordo e visto che voglio che il bordo rimanga quasi interamente nero, dove poi ci sono dei pezzettini, di pasta polimerica verde a vista, vado a rimettere, quelle bricioline di pasta polimerica nera che avevo, tolto altrove dove appunto era in eccesso e le vado a spingere sul bordo della lavorazione, facendo in questo modo tutto quanto un bordino stondato all'interno del bracciale. È un lavoro un pochino lungo, ci vuole un po' per farlo, però penso che dia una rifinitura migliore al pezzo. Dopo aver fatto tutto questo lavoro per il bracciale, l'ho infornato per la seconda volta, quindi ho effettuato una seconda cottura e poi l'ho lucidato. Con lo stesso sistema ho fatto anche questo ciondolo e nel ciondolo sono andata a sovrapporre dei riccioli fatti con delle spirali che erano fatte sulla base verde con la foglia argento che avevo steso all'inizio, quel pezzettino che mi era avanzato. E dopo ho messo sia sul ciondolo che sul bracciale la vernice della Fimo trasparente lucida a protezione del colore. E vi ricordo che su questo tipo di creazioni la vernice finale è assolutamente d'obbligo, anzi, meglio ancora se ne date due o tre passate. E spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!